Buongiorno cari concittadini, stamane vorremmo rendicontare, quindi spiegarvi quello che è successo in merito alla, vi ricordate un po' le esternazioni del sindaco dopo il post che io avevo pubblicato su Facebook con un semplice commento politico sul fatto che lui aveva affermato davanti a un'assemblea pubblica che non c'erano soldi per fare certe cose, e io avevo detto: allora, se non ci sono soldi, perché li buttate, li sprecate per fare cose inutili come le luminarie di Natale? E aveva ritenuto questo l'ennesima offesa, l'ennesima non so che cosa, e aveva minacciato che la maggioranza avrebbe chiesto diciamo la convocazione della commissione di trasparenza che io mi onoro di presiedere. È stata richiesta, io l'ho convocata immediatamente dopo Pasqua e, come prevede la legge, ho stilato l'ordine del giorno. Brevemente, per non annoiarvi, i membri Antonio Rocco, Angelo Notaro, Livio Mananzana, di maggioranza di questa commissione, hanno contestato questa mia potestà, ma purtroppo sbagliando, perché gli articoli del regolamento assegnano in maniera chiara al Presidente, dall'articolo 15 all'articolo 21, la possibilità, anzi la potestà, di stabilire l'ordine del giorno. Come avviene del resto in ogni collegio, perché in Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio Regionale, il Presidente del Consiglio Regionale, e così via, fino al Presidente della Camera o del Senato, che sono quelli che stabiliscono l'ordine dei lavori delle assemblee che dirigono. Alla fine di questo tran tran, devo dire, almeno per correttezza, portato avanti con l'assoluta civiltà di toni da parte di Antonio Rocco e di Angelo Notare, i colleghi comunque si sono alzati e se ne sono andati. La commissione. E quindi è falso ed errato quanto dice il comunicato che abbiamo appreso, emanato da Antonio Rocco, non so se direttamente dagli uffici del Comune, che la Commissione non ha avuto luogo. La Commissione ha continuato i lavori perché era nel pieno della legittimità per continuare a svolgerli, ha affrontato il primo punto all'ordine del giorno, eravamo presenti io come Presidente, il consigliere Farina e il consigliere Toni Siniscalco, eravamo addirittura la metà, mentre il regolamento dice che basta per il numero legale anche un terzo dei presenti. Abbiamo affrontato il primo punto, che è un punto importantissimo che riguarda tantissime famiglie. Io sono stato fermato anche da tanti genitori dei bambini della scuola elementare di Sava, che oggi sono alloggiati nei locali a Via Ferreria e che, devo dire, stanno sentire loro, le loro lamentele, stanno trovando anche tante difficoltà. Il procedimento di affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva riguardante l'abbattimento e ricostruzione scuola elementare di Sava. Noi qui abbiamo posto, esaminando gli atti già in nostro possesso, cioè quindi la Commissione si è dovuta fare una sua opinione di atti già esistenti, anche questo è importante far capire ai consiglieri, ma sicuramente loro lo sanno, e che strumentalmente dicono: vabbè, che avremmo dovuto fare chissà quali inviti per capire meglio. Noi gli atti ce li abbiamo già e li stiamo studiando. Qua ci sono due aspetti fondamentali. Il primo è che all'inizio, per utilizzare dei fondi del Ministero dell'Istruzione a livello nazionale, hanno incaricato quattro tecnici di verificare tre strutture sulla sicurezza sismica, diciamo, la scuola media, la scuola elementare di Sava, la scuola elementare di Capricorn. Noi poniamo il primo punto: sono stati fatti tutti e tre gli studi? Perché non risulta questo. L'unica cosa che risulta è che è stata evacuata con un'ordinanza sindacale la scuola di Sava, e i bambini sono stati in parte mandati a Via Ferreria e in parte addirittura ad Orignano. Secondo punto: questo gruppo di quattro persone, tra cui c'è un incaricato che è anche parente di uno dei consiglieri comunali, ha poi proceduto al progetto esecutivo, definitivo e poi esecutivo in pochi giorni, devo dire che sono stati molto veloci,
che ascende a 3.180.000 euro. E guardate, guarda caso, la parcella di questi componenti, di questi progettisti, scusatemi, di questo quartetto di progettisti è 134.000 euro. L'articolo del nuovo codice degli appalti che fissa le soglie oltre le quali si deve obbligatoriamente procedere a un appalto o una gara, fissa in 135.000, direbbe un antico scrittore, oibò, 135.000, allora arrivano giusto a 134.000. Però noi ci siamo fatti fare una stima da parte di tecnici di uffici pubblici, perché ce ne sono migliaia in Italia, e ascende a 229.000 il compenso spettante, quindi non 1.000 euro in più, 229.000. Allora, le domande, come vedete, cari cittadini, sono queste. Non sono i problemi che pone il sindaco se qualcuno ha l'ardire di dire che ha sprecato dei soldi, perché dire che ha sprecato dei soldi è una valutazione politica, non si offende nessuno, non abbiamo detto che quella persona è un buon a nulla o è un omosessuale, dico con tutto il rispetto per gli omosessuali. E, mentre valutare se è stato fatto con correttezza questo procedimento e anche gli altri che io ho messo all'ordine del giorno, compreso la richiesta che mi ha fatto il consigliere Rocco, sono cose che interessano tutti quanti voi. La verità è un'altra, e chiudo. Questa amministrazione, amministrazione del sindaco forestiero, come noi lo definiamo, ha vinto 4 anni fa, dopo aver pareggiato il primo tempo, come è successo un po' nelle coppe che tanto ci hanno appassionato questa settimana, 45 noi, 45 loro, e 10% l'ha preso la lista di Gennaro e di Toni. Poi Gennaro e Toni se ne sono andati dall'amministrazione, sono all'opposizione, quindi in questo momento la maggioranza, loro che parlano tanto e si riempiono sempre la bocca di democrazia, di cose eccetera eccetera, avendo poi un atteggiamento scarsamente, devo dire, tollerante e democratico, in questo momento è come se non ce l'avessero più. Se fossimo in un altro tipo di regime che, non so, stabilisse una verifica ad ogni timing, loro in questo momento non avrebbero più i numeri per governare. Quindi dovrebbero essere anche un po' più umili, perché il 10% della popolazione rappresentata da Gennaro Esposito e da Tono Siniscalchi è passato all'opposizione, quindi il 55% all'opposizione e il 45% al governo, senza dirvi e senza raccontarvi che, come dire, di questo sindaco con il vitalizio non è che stia acquistando tanti consensi in più, forse ne ha persi tanti, perché tanta gente ha cominciato a capire di che pasta è, come è fatto, come si rapporta con gli altri, il fatto, come dire, che è abituato a fare inaugurazioni soltanto di rotatorie, ha avuto la fortuna di fare tre o quattro opere pubbliche perché le avevamo già appaltate, progettate, finanziate noi, le ha fatte e non ci ha nemmeno invitato. Tutto quello che ha fatto lui, e potete vederle lungo la cosiddetta tangenziale, sono 2-3 rotatorie. Adesso stamattina ne ha fatto un'altra vicino all'IKEA, è una rotatoria, sono 3 centimetri, 3 metri di spartitraffico, e questa è un'inaugurazione. Ecco, i cittadini di Baronissi sono stati abituati negli anni ad altre opere, a un altro modo di operare, a un altro modo di servire il territorio e il bene comune. Quindi è il caso che tutti quanti insieme veramente apriamo gli occhi, tutti quanti insieme ci stringiamo per liberarci di questo forestiero col vitalizio. Buona domenica a tutti.